In attesa di poter tornare ad ammirare gli originali capolavori pratesi di Donatello, in prestito per le prestigiose mostre di Firenze, Berlino e Londra, il Museo dell'Opera del Duomo di Prato propone una loro fedele riproduzione in 3D. Grazie a un accordo con le università di Firenze e Pavia, due formelle del pulpito della Cattedrale di Santo Stefano sono state ricreate utilizzando tecniche all'avanguardia e materiale ecosostenibile derivante dal mais. Oltre a non lasciare sguarnita la sala fino al giugno del 2023, possono essere toccate dagli utenti non vedenti e dai bambini. Questo modello è stato realizzato attraverso una stampa di tipo FDM, la quale, utilizzando un filamento di plastica derivante dalla lavorazione del mais, permette di ottenere questa tessitura facilmente gestibile al tatto. Completano l'allestimento i pannelli illustrativi e materiale multimediale dedicato alla ricerca effettuata. Inoltre, scansionando un QR code leggibile sul percorso espositivo, è possibile fare una visita virtuale sul proprio smartphone. L'ottimo risultato ottenuto ha aperto la strada a un'idea che il direttore Claudio Cerritelli accarezza da tempo: riprodurre l'antico paliotto della Cappella del Sacro Cingolo rubato nel 1980 e mai più ritrovato. Noi abbiamo nel museo però la cornice rimasta di quel paliotto, e l'idea quindi di riempire quella cornice con qualcosa ce l'ho sempre avuta. Potrebbe essere didatticamente molto interessante, in effetti quasi nessuno l'ha vista. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. È stato uno dei finanziamenti più importanti, ma più un progetto, credo, molto, molto, molto all'avanguardia.